serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se qualcuno è nuovo nel canale, ragazzi. Oggi raga vi voglio portare una cosetta, una cosa che esiste da sempre, Rockstar non ha mai patchato, quindi voi che mi fracassate l'uccello dicendomi minchia ma è vecchio, lo so benissimo, ma io lo voglio riportare perché un sacco di gente non conosce questa cosa e in questo periodo può venire veramente veramente bene. Allora, come ben sapete, hanno aumentato i pagamenti, ragazzi, per questo evento che ci sarà, che dobbiamo sforare un certo limite di soldi che ha imposto Rockstar, che ora non sono andato a guardare quanto è nei dettagli. Se siete interessati ve lo farò sapere in uno shorts. Comunque sia, ragazzi, andremo a comprare tutte quante le preliminari e le preparazioni. Come ben sapete, si possono comprare solo i preliminari e non le preparazioni, quindi le preparazioni andiamo sempre a farle normalmente. Con questo glitch compriamo tutto, ragazzi, così faremo direttamente i colpi e possiamo fare i tre colpi uno dietro l'altro se riuscite a fare il glitch alla prima, ragazzi. Quindi raga, come potete vedere, qua c'è da comprare ancora tutto, quindi in teoria noi cosa faremo? Dovremmo comprare quelle di sinistra, perché solo quelle potremmo comprare, mentre le altre a destra, come vedete, c'è scritto bloccato e non possiamo comprarle. Quindi raga, il glitch sta qua, noi ci mettiamo a sinistra dove possiamo comprare, in basso a destra, poi faccio vedere adesso, compare la X, se giocate la play comparirà quadrato per comprarlo. E cosa dovete fare? Cliccare quadrato o X, a seconda di dove giocate, ragazzi, e schiacciare subito freccia a destra. E il risultato sarà che quando andate a comprare la preliminare non dovrà darci nulla, quindi rimarrà così com'è. Infatti io adesso lo faccio, raga, e come ben vedete non mi ha comprato nulla. E deve essere così, non vi preoccupate. Una volta fatto della prima, andate sulla seconda e rifate la stessa cosa. Se raga, quando comprate, vi seleziona quella di sinistra, cioè la preliminare, vuol dire che non avete fatto il glitch correttamente e dovete per forza farvi poi la preparazione. Quindi una volta che avete capito, siete riusciti poi a farlo, comunque sia ragazzi, è una scemata, dovete cliccare il tasto per comprare, quindi o X o quadrato, e subito dopo la freccia a destra, in modo che noi ci spostiamo a destra mentre ci apre la schermata per comprare. A questo punto, una volta che l'abbiamo fatto su tutti i slot, ragazzi, che sono tre, ci usciamo dalla base e ci darà già il video, ragazzi, come ben vedete. Se non vi dà il video, fate come faccio io in questo momento. Semplicemente, regà, apriamo il menu di pausa e andiamo a cambiare la lobby. Una volta che cambiamo la lobby, regà, e saremo di nuovo nella base operativa, ci dirigiamo dall'entrata dai colpi e vedrete che in alto a sinistra ci diranno che non possiamo entrare perché è bloccata finché non ci chiamerà Lester. Questo vuol dire, raga, che abbiamo comprato tutto e ci darà la possibilità di fare direttamente il colpo. Quindi vi grattate la wallet a 2 minuti che vi chiama Lester. Io mi sono fatto 2 cazzeggi con gli outfit, all magic slot, se qualcuno è interessato me lo faccia sapere, ragazzi, negli outfit, in modo che io trasferisco i loghi da tutte le parti, qualsiasi outfit io ci posso mettere i loghi. Quindi una volta, regà, che Lester vi chiamerà, vi contatterà, a questo punto vuol dire che possiamo andare alla base e startare il colpo. E niente, ragazzi, ditemi cosa ne pensate, se lo conoscevate, se questo glitch è utile per voi. Secondo me è una bomba perché ci permette di fare di seguito tutti e tre gli atti, ragazzi. E adesso vi anche do la conferma, vi farò vedere un video dopo questo, ragazzi, che funziona anche la God Mode con la Issy in questi colpi. Bella, regà, alla prossima. Sbada bam.